Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a trattare un argomento molto delicato, ovvero andiamo a vedere insieme quali possono essere degli accorgimenti o qualche consiglio che ho accumulato in base alla mia esperienza per cercare di portare a casa quante più partite possibili, sia per quanto riguarda i playoff che le finali del FUT Champions. E in più vi vado a spiegare anche un po' come funziona il matchmaking, perché per tanti di voi magari è ancora un argomento un po' misterioso. Eccoci qui dunque sulla tab di gioco della FUT Champions di quest'anno di FC24. Io, quando sto registrando questo video, sono già qualificato alle finali, quindi mi fa vedere l'anteprima finali Champions e non mi fa vedere i playoff. Però io partirei proprio dai playoff della VL, perché tanti di voi, spesso e volentieri, soprattutto in live, mi dicono: Matte, io quest'anno sto avendo delle grandi difficoltà a qualificarmi alla Weekend League, faccio tanta difficoltà nei playoff, non è che mi sapresti consigliare quando giocarli, in base a cosa funzionano, come mai becco avversari che sono più forti di me. Allora, partiamo proprio da questo primo punto, ovvero il punto relativo al matchmaking. Noi abbiamo 10 partite per poterci qualificare alla Weekend League. Dobbiamo fare quei fatidici 20 punti e di solito il matchmaking è un matchmaking randomico. Che cosa vuol dire randomico? Che non è basato su quella che è la divisione nella quale noi ci troviamo. Perché mettetevi anche nei panni di quelli che magari sono in divisione elite, in divisione 1, una settimana che non stanno giocando benissimo, si ritrovano avversari tutti quanti del loro livello, boom, non fanno la Weekend League. Quindi il matchmaking non è basato su quelle che sono le divisioni di appartenenza, ma è basato semplicemente su quella che è la forma. Che cos'è la forma? Quando noi andiamo a disputare una partita dei playoff della Weekend League, una vittoria corrisponde ad un più 1, mentre una sconfitta corrisponde ad un meno 1. Che cosa significa questo? Significa che se io vado a vincere 5 partite di fila, avrò una forma di più 5. Stesso discorso se invece poi nelle restanti 5 le vado a perdere 4, quando vado a giocare l'ultima partita avrò una forma di più 1. E questo perché è importante da sapere? Perché bene o male il gioco cercherà di matcharci qualcuno che ha più o meno una nostra forma. Che vuol dire? Vuol dire che se io sono in una forma di più 5 e sto 5-0, magari posso giocare con qualcuno che sta 4-1, che ha vinto le prime 4 e poi ne ha persa una. Posso giocare magari con qualcuno che sta 5-1, con qualcuno che sta 6-1, ma paradossalmente, visto che la forma non può essere negativa ma rimane sempre a 0, posso giocare anche con uno che ha perso le prime 5, poi ne ha vinte dopo successivamente 4 e quindi si ritrova a più 4. Questo e viene fatto in maniera tale da poter bilanciare comunque il matchmaking e darci un'esperienza di gioco variegata, in maniera tale che su quelle 10 partite 6-7 saranno avversari del mio livello, 2 saranno magari avversari un po' più forti di me, 1 beccate proprio quello illegale che non ci riuscite a fare niente. Quindi sulla base di questo io vi sconsiglio di andarvi a disputare i playoff della Weekend League quando finite immediatamente la VL, se non siete bravissimi. Perché quando voi andate a fare i playoff della Weekend League appena avete finito la VL, quindi che vuol dire magari sabato, domenica, lunedì, lì c'è un'utenza ridotta che li sta giocando, perché alcuni stanno facendo ancora la Weekend League di lunedì, tanta gente va a scuola, va al lavoro eccetera, quindi vi beccate solo ed esclusivamente i tryharder. Per cui se siete dei player in difficoltà, io i playoff vi consiglio di affrontarli a partire più o meno da mercoledì. Perché da mercoledì? Mercoledì è un giorno chiave perché inizia a scemare un po' l'interesse per il giocato e a montare un po' di interesse per quella che è la squadra della settimana nuova. Il giovedì mattina ci sono i premi e la gente spacchetta. Il venerdì stesso inizia la Weekend League e quindi tantissimi tryharder hanno già riscattato l'accesso alle finali e quindi si sono tolti da mezzo, e voi magari potete avere una run all'interno dei playoff un po' più facile e ottenere la famigerata qualificazione alla Weekend League. Quindi questo per quanto riguarda la gestione dei playoff, che secondo me quest'anno è comunque abbastanza fattibile per quanto riguarda proprio gli accoppiamenti di matchmaking che vengono fatti e il gioco com'è. Veniamo adesso alle finali del FUT Champions. Anche qua un argomento molto dibattuto. Tante volte mi dite: Matte, ma quando devo giocare? Come mi divido le partite? Ebbene, ora analizziamo
questo discorso qui. E su questo discorso qui io parto nuovamente dal matchmaking, perché il matchmaking delle finali funziona esattamente come quello dei playoff. Però, sebbene nei playoff sono 10 partite, quindi il problema che vi vado ad illustrare a breve non è così sentito, diciamo così, quando andiamo a fare le finali del FU Champions, il problema della forma diventa un po' più particolare. Per quale motivo? Il livello di forma massimo che si può raggiungere per il matchmaking è più 10, quindi vuol dire che se io vinco le prime 10 partite di fila o le prime 15, avrò sempre un più 10 di forma. Da cosa è influenzata però la forma? Dai quit. Perché il quit è vero che vi vale sconfitta, ma non vi vale come meno uno nella forma. Quindi voi magari mi vincete le prime 5 partite, poi tiltate, mi perdete 6 partite, le quittate tutte e 6, voi mi mantenete 5 di forma. Quindi continuerete a giocare con della gente che magari sta 4-1, 5-0, 6-1, 7-2, dei player che quindi qualcosina sanno fare. Io adesso già lo so che arrivano i fenomeni di turno, minchia, questo ci sta dicendo di non quittare, adesso nessuno quitterà le partite. Tralasciando che questo video lo vedranno poche persone rispetto ai 20 milioni che giocano a FUT, io però vi sto dando un consiglio per cercare di facilitarvi l'esperienza. Perché se mi andate a quittare una partita non succede niente, però cercate di contenere i quit, cercate di utilizzare il quit solamente proprio quando beccate quello che vi prende a pallonate, non che se state perdendo 3-2 perché vi scocciate di aspettare gli ultimi due minuti finali la quittate, no, portatela fino in fondo perché così la forma vi scende e le partite successive possono avere un matchmaking un po' più facilitato. Anche qua poi mi chiedete, Matte, ma io la Weekend League quando le gioco le partite? Allora, quando giocare le partite? In realtà è una risposta che io vi posso dare e non vi posso dare. Nel senso che se la domanda è quando giocare per avere il matchmaking, scusatemi, per avere il gameplay migliore, in realtà non esiste una vera e propria risposta. Perché sì, magari di notte c'è un matchmaking migliore, però anche qua ritorniamo al discorso di notte, utenza ridotta, maggior numero di tryharder, maggiore probabilità che matchiamo gente con la nostra forma e che quindi magari potrebbe complicarci i piani. Quello che io vi posso dire è di evitare sicuramente il venerdì alle 19, che è il momento più intasato sui server, visto che esce la promo e tutti quanti si riversano sul gioco per vedere che cosa è uscito. Così come vi posso dire che bisogna abituarsi un po' a quella che è l'esperienza di gioco generale. Quindi non vi focalizzate troppo, perché se giocate alla mattina, al pomeriggio o alla sera potrebbe anche non cambiare nulla, perché dipende anche poi da quello che è l'avversario col quale noi andiamo a giocare e la cella del server con la quale ci andiamo a connettere. Quindi per quanto riguarda il gameplay io direi un po' di elasticità. Poi chiaro, se mi startate la Weekend League e vedete che non riuscite a fare due passaggi di fila e state giocando nel fango, e allora magari staccate e riprendete in un secondo momento. Però in linea generale abituiamoci un po' alle evenienze per quanto riguarda questo punto. Cosa molto più importante però anche in questo caso risulta gli orari e i giorni nei quali fare la Weekend League, se voglio avere un matchmaking che non sia troppo difficile. Per quale motivo? Perché se voi mi fate la Weekend League nelle prime ore del mattino, del venerdì appena apre, magari siete anche bravini e mi fate 3-4 vittorie, 5 vittorie di fila, poi magari mi andate in difficoltà, perché il venerdì c'è utenza ridotta e quindi è più facile che mi matcha gente che vuole aprirsi subito i premi, brava che sta giocando, e quindi mi iniziate a perdere le prime partite. Stesso discorso se mi andate a giocare la notte, perché mi andate a puntare il gameplay pulito, tutti quelli viziatini che vogliono avere le partite veloci, e vi ritrovate contro persone altrettanto viziate che stanno là pronte a martellarvi se sono effettivamente un po' più brave di voi o anche se sono al vostro livello, perché poi va sudate la partita. Quindi questo fondamentale. Come dividerle? Io direi che vi fate un 5-6 partite al venerdì, ma in un orario comodo. Tornate da lavoro, tornate da scuola, prima dei compiti, prima di mettervi a studiare per l'università, vi fate le vostre 5-6 partite. Al sabato vi andate a fare un 6-7 partite e vi conservate un 6-7 partite anche per la domenica. La domenica però deve essere il giorno nel quale voi non vi andate a fare la Weekend League con l'illusione di dire la domenica.
li ho fregati tutti quelli che hanno finito e tryhardato, perché da un lato è vero, però dall'altro alla domenica arrivano anche tanti che magari il sabato ci hanno avuto tarantelle, il venerdì sono stati impegnati, o appunto fanno il vostro stesso ragionamento, e quindi in realtà finite poi con complicarvi il matchmaking con le vostre stesse mani. Quindi attenzione anche a come vi andate a suddividere le partite, perché non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Ragazzoni miei, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate soprattutto le logiche del matchmaking e se cercherete di mettere in atto questi consigli. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao.